Domenica lei è stato a Roma a un incontro, diciamo, in qualche modo propedeutico a quelle che sono, diciamo, la lista per la preparazione delle europee. Ci sono voci che circolano in queste ore però di una spaccatura fra lei e Varoufakis. È così? No. Noi lavoriamo per l'unità, non ci sta nessuna spaccatura. Poi lo dirò bene venerdì che ci sta la nostra assemblea congressuale. Io sono disponibile ancora di più in queste ore a dare un grande contributo, non solo per quello che sto facendo come sindaco, ma anche oltre i confini della nostra città, se c'è l'unità. Quindi noi siamo elementi in questo momento fondatori di un processo di unità e ve ne accorgerete secondo me nelle prossime ore, nelle prossime settimane, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, quindi non schierandosi con uno contro l'altro ma unendo tutte le persone, tutti i movimenti, tutte le associazioni, tutti i comitati, tutti gli amministratori, tutti i militanti politici che hanno una credibilità forte, sono per la rivoluzione intesa come rottura del sistema ma anche come affidabilità di governo, e Napoli porta in dote non parole, non quello che faremo ma quello che siamo riusciti a fare in questi 7 anni tra mille difficoltà, e questo è il processo che vogliamo mettere in campo. Quindi non c'è, anzi sono stato l'altro giorno proprio a un'assemblea di tutti i coordinatori regionali di DiEM25, Varoufakis è un elemento importante come altri sono elementi importanti, noi dobbiamo unire, non dividere.